Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre. E credi, San Gennaro, perché fai che la faccia contrariata? Mo fosse geloso. Ma scusa, ma sincerità, io quello che penso che il ricco, ma non può essere geloso pure la Maronna. E che Marina, tutto il lato di Santa facessero i zombie da una nuvola all'altra per essere priati insieme, ma Maria Vergine tu no. Tu hai fosci, ma fu, tu essere solo, rinasca a fare la devozione. Vabbè, che te sono parente e maggiestà. Parente come? Da parte di chi? Non lo so, cioè non lo voglio sapere. Che lì in la famiglia tua ci sta una confusione che manca la dinastia reale. Diciamo che sono casoro, lo zio, lo nipote, lo frate cugine che ti stravivi. E mo mi fai perdere un numero pure a me, che sono la figurazione della pazienza umanitaria. E stamattina come mi sono scettato soccorso qua, per donucchiare mannanza a santità tua. Tre parole da giarisciere, solo tre. Come dice la canzone? Sono tre parole, ti voglio bene. E per sto bene che posso supportare sto brutto naturale che tiene. Perché sulla santità non ci stanno forse a pennere, ma o carattere. Tu li smetti a paragone con San Francesco? Serafico in amore, che si fa meglio chiacchierato con la uccella, e loro le dicono a Rovena, a Rovanna, per quali terre passano, e esse le spese vanno portare a masciare i poveri che incontrano per via, e a così stanno insieme loro sane. Con te la uccella appena ti vedono se ne fuino, e sai perché? Perché tu ti presenti col bastone episcopale e loro ti pigliano per cacciatore. Salve, sono Tina Femiano e quello che avete appena ascoltato è un brano tratto da uno dei tanti testi teatrali di Manlio Santanelli in cui San Gennaro è il protagonista insieme alle famose parenti. Quando la Sonus Loci mi ha chiesto di partecipare a questo splendido progetto, ho scelto di parlare del miracolo di San Gennaro e delle sue parenti, perché sono nata e cresciuta nelle adiacenze del Duomo di Napoli e precisamente in via Carbonara. Quindi ho vissuto molto l'atmosfera del miracolo e delle sue leggende. La prima volta che mia madre mi portò in chiesa per assistere al miracolo fu per me un momento molto importante, ero emozionatissima. La chiesa era gremita di turisti, di suore e delle famose donne dette le parenti di San Gennaro. Io mi stupii molto del fatto che San Gennaro avesse tante parenti, tutte femmine e tutte anziane. Non vi dico poi lo stupore e l'indignazione mia e di tutte quelle persone che, come me, assistevano per la prima volta al miracolo, quando sentii quelle donne che si rivolgevano al santo con delle parole offensive, urlandogli con quanta voce avessero in gola, in un modo che mai mi sarei immaginato adatto ad un santo. Eccone un esempio. Yes, e fangia grazie! Santo bello! Gran campione di Gesù Cristo, santo nostro, primo cavaliere della Santa Chiesa, chiama bello, non dormi, scendete, stai ingazzato, oh guappone della nostra santa fede, faccia faccia tosto con Santissima Trinità, faccia gialla. Faccia gialla non è un epiteto, ma un riferimento al busto dorato in cui il volto del martire è ovviamente di quel colore. Ma all'epoca io questo non lo sapevo. Come non tutti sanno che le cosiddette parenti di San Gennaro nacquero nell'Ottocento. Si trattava di anziane fedeli, alcune delle quali di cognome Januario. Ed era questo il motivo per cui vantavano un presunto rapporto di discendenza dal martire Gennaro. Questa improbabile parentela faceva sì che le arzille vecchiette ritenessero di potersi rivolgere al loro santo in un modo più confidenziale e diretto rispetto agli altri fedeli. E così, pian piano, si diffuse la credenza che la presenza e le particolari invocazioni delle parenti fossero indispensabili
per ottenere la liquefazione del sangue. L'esperienza insegna che a maggio il prodigio si fa attendere più a lungo. Questa è una dimostrazione di quanta importanza si dia ancora agli interventi delle cosiddette parenti e come loro continuino a ritenersi indispensabili per la buona riuscita del miracolo, forti del loro legame di parentela con San Gennaro. La storia ci dice che fu una donna a raccogliere il sangue di San Gennaro in due ampolline quando venne decapitato e di averle poi consegnate al vescovo. La prima volta che il sangue si è liquefatto da solo durante una processione era il 17 agosto del 1389. L'assoluta imprevedibilità della liquefazione è uno dei fattori che contribuiscono a rendere il fenomeno del tutto inspiegabile, secondo le normali leggi scientifiche. Il sangue si scioglie o resta solido nelle più diverse condizioni di luce e di temperatura, di giorno o di sera, che venga scosso oppure rimanga immobile. Anche le modalità sono diversissime. A volte lo scioglimento è parziale e al centro dell'ampollina grande resta un grumo di dimensioni variabili. In altre occasioni il sangue si scioglie subito e completamente, mostrando un aumento di volume e di peso. Ugualmente variabile è la tonalità di colore, dal nero brunastro al rosso scuro. Dal 1389 il miracolo si ripete ogni anno, tre volte l'anno: la vigilia della prima domenica di maggio, il 16 dicembre anniversario dell'eruzione del Vesuvio del 1631 e il 19 settembre data del martirio. In particolare, la ricorrenza di dicembre ricorda l'eruzione del Vesuvio del 1631. Fuoco, terremoti, massi scagliati in aria a chilometri di distanza. I napoletani disperati invocarono la protezione del santo, esponendo le reliquie e pregandolo di salvarli. La lava miracolosamente si fermò proprio ai piedi della statua del santo eretta vicino al porto, risparmiando così la città e i suoi abitanti. Una delle cose più emozionanti è la processione per il miracolo di San Gennaro. È meravigliosa e si snoda per le strade della città antica. Il fulcro del corteo è rappresentato dal busto dorato e dal reliquiario contenente la teca delle ampolline, entrambi portati a spalla da appositi baldacchini. Si parte dalla cattedrale, percorrendo via Duomo, poi ci si addentra nel cuore antico della città, lungo via San Biagio dei Librai e via Benedetto Croce. Il tutto tra canti e preghiere, con la pioggia di petali dall'alto dei balconi e ripetuti applausi al passaggio delle reliquie, in un'atmosfera estremamente suggestiva. Dopo quasi un'ora di percorso si approda alla Basilica di Santa Chiara. Al corteo partecipano le massime autorità locali. Dal XIX secolo la deputazione, presieduta dal sindaco di Napoli, uso ancora vigente, anche se quello del primo cittadino è in carico solo nominale. Nel giorno del miracolo, in chiesa tutte le funzioni vengono svolte dal vicepresidente della deputazione, che come gli altri membri è un discendente delle più antiche famiglie della nobiltà partenopea. I deputati del tesoro sono titolari, con l'arcivescovo, della custodia delle reliquie. E infatti la cassaforte che racchiude le ampolline del sangue si apre con due chiavi, una in possesso delle autorità ecclesiastiche e una nelle mani di coloro che rappresentano per antica tradizione la città. Vestiti con una caratteristica marsina, i deputati del tesoro si alternano nell'onore di salire sull'altare accanto al cardinale per controllare l'avvenuta liquefazione del sangue. E loro il compito di comunicare all'assemblea dei fedeli il sì di San Gennaro facendo sventolare un fazzoletto bianco, gesto che scatena sempre entusiastici applausi.
Trascorsi 8 giorni, le ampolline vengono comunque riposte di nuovo in cassaforte, sia che il prodigio si sia ripetuto oppure no. Da alcuni anni la processione è inserita nel calendario di Maggio dei Monumenti, il ricco programma di iniziative culturali promosso dal Comune che attira in città migliaia di turisti.